Lo standard dello Schnauzer parla di un cane robusto, più compatto che slanciato, di costruzione quadrata. Questo significa che l'altezza algarrese corrisponde all'incirca alla lunghezza del tronco. Il Riesen Schnauzer è la coppia ingrandita dello Schnauzer. Nell'insieme è un cane fiero e coraggioso, che ispira rispetto. Lo Zwerg Schnauzer è la coppia rimpicciolita dello Schnauzer, senza peraltro manifestare caratteri di nanismo. I pregi del suo carattere corrispondono a quelli dello Schnauzer, ma sono ingentiliti dal temperamento e dagli atteggiamenti tipici di un cane di piccola mole. La testa dello Schnauzer deve essere allungata, con apofisi occipitale poco saliente. La lunghezza della testa, dall'apofisi occipitale al margine superiore del tartufo, è in rapporto di circa 1 a 2 con la lunghezza del dorso, misurata dalla punta del garrese all'attacco della coda. Attraverso le sopracciglia si nota uno stop ben delineato. Gli assi cranio-facciali sono paralleli. La testa, anche per la presenza della barba, vista di profilo appare rettangolare. Il tartufo è sempre nero con qualsiasi colore di mantello. Le orecchie sono attaccate alte. Se amputate, vengono portate bene erette. Se integre, devono avere la forma di una V, con punta a piega ribattuta. Gli occhi sono scuri e di forma ovale, posti in posizione semilaterale. Il collo è eretto, nobilmente slanciato e robustamente inserito nelle spalle. Il torace è moderatamente largo e nel suo sviluppo ottimale scende oltre il gomito. Il rene deve essere corto. Questo è sintomo di robustezza e di resistenza e nel cane in movimento permette una potente azione di spinta del posteriore. Gli arti anteriori, visti da qualunque angolazione, devono sempre apparire solidi, diritti e con gomiti ben aderenti. La spalla deve essere ben angolata e fortemente muscolata. L'angolo scapolo-omerale è di circa 100 gradi. Gli arti posteriori hanno cosce molto muscolose e angolazioni molto evidenti. Visti da dietro devono essere in perfetto appiombo. Il mantello è costituito da un sottopelo lanoso e da un pelo di copertura duro e forte. I colori ammessi sono il nero, il pepe sale e, solo per lo Zwerg Schnauzer, il nero argento e il bianco. L'altezza algarrese va dai 60 ai 70 cm per il Riesen Schnauzer, dai 45 ai 50 cm per lo Schnauzer, dai 30 ai 35 cm per lo Zwerg Schnauzer. Non ci sono differenze di taglia tra maschi e femmine, ma nelle femmine è ammessa una lunghezza del tronco leggermente superiore.